E rieccoci qua ragazzi in un altro episodio su Elden Ring. Riprendiamo dove ci eravamo lasciati e come prima cosa diamo un'occhiata veloce alla nostra map per capire cosa possiamo fare. Niente, qua abbiamo visto tutto. E ci stava sta zona qua dove ci stanno i tizi con la balestra che non muoiono, non mi avvicino manco per il cazzo. Piuttosto mi toccherà esplorare tutta sta parte qua. Però prima di farlo farò un'altra cosa, ovvero tornare indietro perché finalmente ho scoperto dove stanno quei cazzo di girasoli. Porca miseria, li avevo cercati per 8 secoli l'altra volta perché mi servivano le bombette sante e mo ho scoperto dove stanno. Cioè, boh, magari non mi ricordo troppo bene. Anzi, prima di tutto, facciamo due chiacchiere, magari c'è qualcosa di nuovo da dirci, no? Ma sei inutile, ma vaffanculo. Comunque, stanno qua da qualche parte dietro, tipo, ah, pecora. Pecora. No. Ecco qua. Le ossa fanno sempre comodo. Prendiamo sempre tutti i materiali che troviamo. E andiamo qua dietro a qualche parte. Alla ricerca dei girasoli perduti. Che mi ricordo che stanno qua in zona. Eccoli! Uno. No, questa è un'erba. Dove cazzo stanno? Forse stanno là. Che sono qua su un promontorio a qualche parte. Ciao pecora. Posso cambiare arma? No, c'è solo questa. Prendo pugni? No, meglio spadate. Alta pecora, dove sta? Eccola. Non sfuggirete alla mia furia. E ora, versi i girasoli, attenzione. No, ho solo il frutto. Che cazzo sono? Eccoli i girasoli, li abbiamo trovati. Vittoria! E ogni tanto ora possiamo tornare qua per farmarli, no? E ora possiamo cominciare a esplorare sta zona. E lo facciamo teletrasportandoci direttamente qua. Perché volendo saremmo anche potuti passare dall'altra parte. Però preferisco evitare cadute quasi sicuramente mortali. Che potrei anche riuscire a salvarmi. Però ci vorrebbe abilità, concentrazione, cazzi vari che c'ha voglia. Andiamo qua. E già che ci siamo, per una volta li ammazziamo sti tizi. Così, giusto per, perché ci abbiamo poche rune. Cioè, so tante, ma in realtà so poche. Bastardo! Bastardo! Mi fanno le combo? Gli fa... Mi! Uno, due, tre. Ok, ci siamo. Aia, aia, aia. Ok, ok, ok. Con calma, con calma. Sono tantissimi. Ok. Colpo critico. Ok, sono più o meno morti tutti, dai. Ho tutto un paio di oggettucci inutili. E ora andiamo a far fuori anche i giganti. Oh, so punti esperienza che non ne so sicuro, ma forse questi pure danno 1000, no? Può darsi di sì. E se danno veramente anche questi 1000, è un affarone perché questi non hanno la spada e hanno dei movimenti molto limitati. Ecco qua. Ci piace pure l'attacco pesante, fa un culo quello speciale. Sì, 1000, sono facili da killare questi. Droppano pure? No, mi sa di no. Ok, prendiamo anche il teschietto, piccolino. E mi spiace amico, ma finirai molto male. Dammi le rune. Altre 1000 rune tutte per me. E abbiamo anche ottenuto 2 ampolle. Anzi, a sto punto meglio se... Scusate, mappa? Vorrei attivarti? Aspetta, aspetta, forse quello mi ha visto. Eh sì, quello mi ha visto, per quello non posso attivare la mappa. Ok, ora posso.
Perché qua dobbiamo anche capire come esplorarla sta zona. Anzi, cominciamo da sta parte qua, no? Così. Madonna, che massacro. E ovviamente diamo una mano che... Ho una mano, cioè... Cazzo! Wow, wow, wow! Ok, come non detto, perché ci sta questo tizio qua che è grosso. Ok, stavo dicendo, ora possiamo tornare a una mano perché... La mamma è speciale. Ci abbiamo i pendenti orizzontali ultra rapidi. Perché sennò gli attacchi rapidi di solito sono quelli verticali a due mani. Ok. Buono così. E abbiamo ottenuto di guanti in teoria, vero? Li avevamo già. Qualche animale nei dintorni. Scoiattoli! Sì, venite a morire. Ok, no, l'ho spaventato, mi sa. Cazzo. Aspetta un attimo. Non ti muove? Bravissimo. Cioè, poteva salvarsi, invece no, è andato verso di me a morire. E qua ne ammazzeremo di persone, ma dove... C'ha un po' gli occhi luminosi, infatti ha dato più punti esperienza, cioè... Rune, attenzione! Dai, piace! Con quanta violenza! Uvetta congelata, l'abbiamo già ottenuta in passato, però quindi è inutile. Beh, intanto guardiamoci anche un po' in giro, no? Perché potremmo trovare sempre robe utili. Con calma, sempre senza lasciare. Ci rilassiamo, questa è un'avventura, ce la dobbiamo godere. La lasciamo, che cavolo serve? Oh cazzo. E leggiamo poi il messaggio, dai. Più avanti, grazie. Come scusa? Là? È vero! Sì, ma te l'ho dato subito che è buono perché... Non l'avevo mai vista quella grazia, anche perché non ho esplorato mai sta zona qua come si deve. Però, oh, buono. Grande, compà. Non sono tutti troll a quanto pare, c'è anche qualcuno di decente che si salva. Anzi, possiamo anche fare un po' di level up, tanto sta zona abbiamo più o meno ripulita. No, non accederà, aspetta. Nuovo livello. In cosa ci servono i livelli? Allora, mi serve uno in destrezza. E poi gli altri in forza per utilizzare l'ascia. No, quelli vari livelli. Poi ci sono, vabbè, tecnicamente potrei fare i livelli in fede per usare gli artigli. Però per adesso voglio provare a tenere abbastanza livelli da utilizzare l'ascia. Perché sembra essere veramente figa. E poi comunque farò ancora più danno. Anche se la tempra è pure molto utile perché potrei utilizzare robe più pesanti. Cazzo, sono indeciso ragazzi, sono veramente indeciso. Vabbè, andiamo di forza. Uno in forza e uno in destrezza. Così? Proviamo? Che in teoria ci serve 20 a forza, perché l'arma, se mi ricordo bene, richiede 30, però già a 20 potrei utilizzarla a due mani, vero? Vabbè, potrei utilizzare intanto anche questa già a due mani. Però ci sta questa qua che è molto figa, secondo me. Da provare assolutamente. Scusate, che ore sono? Sto per diventare notte, però la notte non mi piace. Torniamo al giorno. Ecco qua. Molto meglio. Viva la luce! E ora festeggiamo ammazzando delle pecore. Vediamo se riusciamo già a one-shotarle con i coltellini. Penso di no, però. Che te pareva? Ok. In teoria le one-shot ogni tanto sì, ogni tanto no. Non so come mai, non so perché. Però boh. Forse se siamo stealth e non ci notano, li one-shotiamo perché facciamo più danno. È una possibilità. Non capisco come funziona sta roba, ma va bene così. Non lo so. Nel dubbio le ammazzo. Con un solo coltellino. E la cosa mi piace.
Ok, allora qua. Qualcuno è stato messo in croce. Andiamo bene dove stiamo. Ok. Questi li possiamo ammazzare tutti. Proteggo di coltellini perché devi morire male. Sì, esatto. Quanto pare l'attacco pseudo stealth fa più danno. Cioè il primo colpo è quello che fa più danno di tutti. Poi se il nemico ti vede, gli altri faranno meno danno. Ecco perché alcune pecore le one shottavo e altre no. Spiega tutto. Più o meno tutto. Ok, ora possiamo cominciare a esplorare tutta questa zona qua. O forse devo esplorare al contrario, cioè partendo da sinistra. Cioè da destra sulla mappa, ma da qua a sinistra. Partiamo da sinistra, dai. Belli sti... Sti cosi sono pure nemici in teoria. La domanda è... Quanto fanno male? Quante rune droppano? E se droppano oggetti? Ok. Niente di che, però volendo potrei anche fare male perché... 40 rune gratis così. Quasi quasi. E alla fine siamo partiti da destra invece che a sinistra. Vabbè. Però abbiamo skippato tutta questa parte qua sotto. Non va bene. Vabbè. La recupereremo dopo, sti cazzi. Tanto... Stacchiamo sto signorino. Basta? Sì, penso di sì, ok. E qua cosa ci troveremo? La vera domanda. Forse di one shot, sapete? Sì, di one shot, figo. E chissà che attacchi fanno, perché fino a mo' li abbiamo uccisi molto velocemente. Lasciamo che uno di loro ci attacchi a sto giro. Figo! Ma che cazzo? Ma è morto cosa? Ah no, ok. Ma che cazzo? Spettacolare! Bellissimo! Beh, pronto? Ti lancio il coltellino. Ecco, bravo coglione. Sono scarsissimi, ma bellissimi. Cioè, non sanno come si combatte, provano a fare quello che possono, però... No, no, più pari di idee di come si combatte. Guardate, l'occhio, aspettate. C'è una cosa bella. Oh, oh, bello. E non sono aggressivi. Proprio non hanno nulla a che fare col combattimento. Cioè, loro volendo starebbero qua per i cazzi loro, siamo noi che li ammazziamo. E li costringiamo a difendersi, ma loro manco sanno come ci si difende. Poverini. Certo, poi io dico pure poverini, però li massacro uguale, ma dai. Questo? Galera eterna del Limiere Alacre. Ah. Ok, quella zona la esploreremo per ultima, o per penultima. Perché prima almeno ripulisco la zona di sopra, dai. Che magari quella di sotto ci metterò più tempo a ripulirla, ma... Proviamo questa qua. No! Piccione bastardo. Che cavolo è, scusate. Ah, un attimo di questi vermetti. Qua ci sono solo vermetti. E piccioni. Vermetti e piccioni. Ok. Teschio mio. Quanto adoro queste rune auree. Soprattutto perché questi oggetti consumabili sono molto utili per dopo, perché tu di solito le rune le usi a cazzo di cane, no? Però dopo un certo punto potresti incontrare un oggetto che ti serve veramente, o potresti veramente dover fare un livello che è indispensabile per andare avanti. E tipo dovresti dire, no, mo mi devo mettere a farmare. E invece no, c'è le rune auree messe da parte. Molto bello. Madonna, stiamo facendo un genocidio proprio. Poverini. No, hanno fatto nulla di male. Manco ci hanno attaccato. Vabbè, dai, basta. Smettiamo di massacrarli, poveracci. E vediamo cosa si trova qua sotto. Guardate. Scoiattoli. Gli scoiattoli, anche se non hanno fatto nulla di male, devono morire comunque. Ah no, quello non è scoiattolo, quello invece sì. Ok. Vediamo un po'. Non droppano. I bastardi manco droppano. No. Bastardi, ma dai. Cioè, solo una cosa buona c'hanno gli scoiattoli che droppano le ossa.
E manco me le droppano i bastardi. Ma dai. Vabbè, ne abbiamo consumate un po', quindi craftiamone altre. Ok, sempre 35, che è un numero bello. E andiamo a morire. Oh cazzo. Che succede? Ok. Mio Dio. Mio Dio. Forse usiamo un po' lo scudo qua. Però questo non è 100% fisico, quindi sarà inutile. Niente, questo mi massacra, raga. Sono troppo lento. Non riesco a fare un colpo. Cioè, provo... Io provo pure a staggerarlo, però se non lo becco, come cazzo faccio a staggerarlo? Porca la puttana! Serve uno scudo vero qua. Stato di manica. E ora si comincia a morire. Ah, siamo proprio belli vicini, tra l'altro. Quindi lo scudo prendiamo quello vero. Purtroppo dobbiamo usarlo per forza. No, siamo pesanti ora. Cazzo. Dobbiamo cambiare qualcosa dell'equipaggiamento, a quanto pare. Siamo ancora pesanti con questo. Già con questi sono carico medio. Posso utilizzare questo abito qua. Ci sta. Tanto ci massacrerà comunque, quindi tanto vale. Aspettate un attimo, scusate. A sto giro, no? Tanto vale. Sì, siamo sempre carico medio, ok. Proviamoci. Aspettate. E... vamos. Che noi siamo molto eclettici, quindi possiamo provarci. Oh no, ho utilizzato il coso. Pure è fragile. Fa una combo da tre colpi qua. Ok, lo possiamo fare in teoria. Ci ho provato. No, stavo cambiando l'arma, porca puttana. Perché voglio provare a utilizzarlo un po' la magia? È fattibilissimo, però mi sa che dovrei evitare di cercare di staggerarlo perché è troppo veloce. Devi farlo a pezzi e basta. Però onestamente non voglio abbandonare la spada. Mi farebbe morire dentro perderla. Scusate, ho perso tutte le rune che c'avevo prima? Non le avevo raccolte l'altra volta? Sembrerebbe di no, ok. Minchia, quanto danno? Non male. Ok. Fammi almeno curare. Sei velocissimo, sei bastardissimo. Ok, devo abbandonare ogni speranza di stagger. Esatto, c'è lo stagger inutile qua purtroppo. È inesistente, e lo stagger è buono contro i nemici quelli grandi e lenti. Che tu dici, vabbè, questo qua è piccolino, magari lo staggeri facilmente. No, 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 manco per il cazzo. No, mai nella vita. Togliamo pure lo scudo che non ci serve, qua non pariamo niente. Anzi, visto che togliamo lo scudo e siamo belli leggeri, possiamo anche cambiare armatura, no? Scusate. Esatto. Oh, figa quella di Kaiden, però. Questo fa danni da taglio, credo, perché è sanguinamento, quindi... ci siamo? Sì, più o meno. Vamos così. E gli incantesimi magari li usiamo perché... oh, so potenti, cioè, consumano un bel po' di mana. Ma questo perché c'avevo poco mana, cioè... qua un caster, se riesce a rollare bene...
di fare il culo. Ecco, già vedete, eh? Quello è un singolo casting. Cazzo. Doggia pure bene il bastardo. Ora andiamo in duel. Ok, mi allontano un po'. Cazzo. Fini di zoccola proprio. Cioè, tua mamma è molto speciale. La più speciale delle mamme speciali proprio. No, non mi posso curare, cazzo. Niente, l'attacco questo qua è veramente bastardo. Forse mi andrei in duelo e basta, perché se dopo uso la magia, questo se ne approfitta. Si avvicina e dopo mi fa troppo danno. Con la spada a una mano forse così si va. No, che sfiga. Cazzo, che sfiga per davvero. Ok, è potente, ma si può fare. Un attacco alla volta. Ecco, l'abbiamo staggerato un po', però non era un vero stagger. Questo dobbiamo tornare con le dual. Che fail. Ci siamo, ci siamo. Lo stiamo imparando pian piano. No, che sfiga. Piaccia, piaccia, piaccia. Piaccia, avvicinati. Addio. Fattibilissimo, bisogna solo fare un po' di attenzione. E abbiamo ottenuto la zanna del limiere. Figo. No, stavo per aprire l'inventario. Che succede? Ah, ok. Beh, ora posso aprirlo l'inventario e leggere. Attenzione, la gran spada non l'abbiamo mai letta alla fine. Una spada perforante pesante. Figo. Poi ci vuole molta destrezza per impugnarla e usarla come si deve. Questi sono spadoni ricurvi. E praticamente un disarcionatore, però più potente e che causa anche sanguinamento. Molto figo. Spadone curvo dalla caratteristica forma ondulata e in uso presso i cavalieri limiere. Consente di sferrare micidiali attacchi aerei. Figo. Beh, il tizio l'abbiamo abbattuto. Abbiamo perso le rune che erano 2400, quindi non ne è valsa la pena. Ma sti cazzi. Ora facciamoci anche il giro intorno che in teoria non abbiamo fatto prima perché l'abbiamo fatto male. Facciamolo come si deve. Scendiamo un attimo. Quelli sono tornati in vita. Aspetta, torniamo intanto con il nostro equipaggiamento serio. No, scusate. Siamo di nuovo carico pesante. Cazzo, che sfiga. Anzi, in teoria lo scudo non lo usiamo mai comunque. Quindi togliamo le basse. Mettiamo solamente la torcia e il bastone. E siamo carico medio. Vedete? Preciso.
No, aspetta, dov'è il bastone? Dov'è il dannatissimo bastone? Tipo, non ci abbiamo più carico medio? Invece non ce l'abbiamo ancora, vedete? Era destino farlo. Ah, li one shot proprio. Figo. Ah, sarà perché tipo... Esatto. Se il nemico non ti ha individuato, subisce danni extra. Molto figa sta cosa. Schinieri da Fante. Volendo, potremmo approfittarne e cominciare a utilizzare le ampolle quelle là per il mana. Abbiamo ottenuto anche delle robe. Copricapo di ferro a flange diffuso in largo numero tra i fanti delle armate signorili. Schinieri metallici che sono stati riparati sin troppe volte. Diffusi in largo numero tra i fanti delle armate signorili. Ok, ok. Sì, secondo me appena troviamo la grazia. Quando sta la grazia? No, non ci voglio andarci ora, ci vado più tardi, aspetta. Potremmo andare di là, ma di là ci siamo già andati. Quindi sta zona vista, questa qua pure. Ah, ma qua dietro, scusate. Cioè, potrei anche andare qua da qua? Non lo so, nel dubbio passo da qua. Tiè, becca. Vamos. Che questa zona in teoria l'avevamo ignorata perché si cadeva e basta. Ecco, per l'appunto. Si cade di qua però. Beh, scusate. Esatto, si cade di qua. E mi curo pure, giusto per. No, scoiattolo! Pensavo di avere il coltello, invece no. Aspettiamo che questi bastardi si calmino. Così dopo si stanno fermi, li possiamo uccidere stealth col coltellino. Cazzo no, l'abbiamo fatto spaventare. Ah, però è morto lo stesso. Ecco, quello ci aveva visto, quindi 39 di danno. Questo non ci aveva visto, quindi 58. Ok, ho capito come funziona, raga. Ho scoperto una delle varie meccaniche del gioco. Sono riuscito a comprenderle. No, però è troppo lontano da là, quindi anche se pecchi il danno bonus. Comunque. Ok. Ok, e più sei vicino più fa danno, ovviamente. Bastardo! Alcuni si spaventano subito, altri no. Strano. Beh, qua abbiamo trovato solo animali, niente di che. Date, materiale. Sì, quindi si poteva fare tutto quanto al giro e poi riscendere di qua. Muori scoiattolo. Ok, la gioia sarà un altro, sicuro. E qua un altro. Beh, il giretto l'abbiamo fatto. Quindi tutta questa zona abbiamo visto. Aspetta, magari sta parte qua potremmo anche vedere. Giusto per. E anche questa, che sta proprio sul lato, no? Ecco. Buttiamoci giù magari. Possiamo farlo senza morire. Non lo so, sapete, non sono troppo sicuro. Però forse da qua. Vabbè, nel dubbio proviamoci con torrente, che poverino. Ci serve per sperimentare. Addio torrente. Cazzo. Ok, poteva andare molto peggio. Ok, ci sono solo i piccioni. Niente di che. Un piccolo segretuccio magari, scusate. E qua, sgamare i segreti è anche molto più difficile perché l'area è molto più vasta, quindi è molto più semplice trovare posti in cui nasconderli. E quindi, considerando tutti i buoni posti in cui potessi nascondere qualcosa, non ci sono abbastanza segreti proprio. Però è comunque bello. Perché ti puoi godere il paesaggio. Ok, potrei buttarmi anche di qua. Però potrei anche farmi il giretto prima di buttarmi. Vero? Che mi posso buttare da qua di lato, magari. Dove l'altitudine è minore. O forse no. E invece sì, da qua mi posso buttare. Perfetto. Quasi quasi viene la tentazione di provare a saltare su quel coso col cavallo. Ma sappiamo benissimo tutti quanti che non ci riusciremmo mai perché è troppo lontano. Scusate, ma muori.
Morte agli scoiattoli. No, là c'è un insetto brutto, no. Che schifo. Che bello. Altri girasoli. Sono felicissimo. Girasoli sono tanta roba. Non è che io voglio rompere scatole, però quello mi fa schifo. Ok, quindi qua abbiamo visto quasi tutto. Ora potremmo, diciamo, dare un'occhiata a queste tombe qua. Perché come vedete là c'è un oggetto, magari ce ne sono anche altri. Sono tutte robe che comunque vedremo in un prossimo episodio, perché per oggi ci fermiamo qua. Se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con like e commenti. Ricordatevi di iscrivervi e noi a dubbio ci rivediamo alla prossima. Ciao!